Che schifo! Che schifo! 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 Ringraziamo Laga Costa, ragazzi. L'unica cosa positiva. Grande Costa, ragazzi. Ma una Juve veramente piccola. Piccola Juve, ragazzi. Veramente poca roba, le trovo. Preoccupante. Schifo! Schifo! Davvero preoccupante in vista di quando inizierà la Champions Vera. Queste sono le qualificazioni a febbraio. Mamma davvero mia, preoccupante, ragazzi. Se questa è la squadra che deve vincere la Champions, siamo messi veramente male. Siamo messi davvero male, ragazzi. Non lo so, ragazzi. La verità, non prendiamoci in giro. Se vogliamo avere delle speranze, servono 2-3 innesti non pesanti, pesantissimi a gennaio. Non tappabuchi, titolari, titolari che cambiano la squadra. Titolari, tre titolari bisogna comprare a gennaio. Non tappabuchi, non mercati di riparazione. No. Se vogliamo avere delle speranze, se no è inutile guardare la gente, spendiamo tutto e via. Cioè, i pochi giocatori, ragazzi, che ci sono in panchina, che ci sono che in questa squadra di qualità, li mette in panchina Sarri. Lucas Costa può giocare tutta la partita, può giocare. O queste stronzate che Lucas Costa deve entrare negli ultimi 20 minuti, la sempre partita del finale. Con Napoli, Lucas Costa ha giocato dall'inizio, ha fatto anche l'assist, si è fatto tutto il campo, ha giocato dall'inizio, ha vinto lo stesso. Lucas Costa può giocare benissimo dall'inizio, è una coglionata questa. Poi, ragazzi, basta Sarri, basta. Lucas Costa deve giocare titolare dall'inizio, a gennaio, porca di quella puttana. Poi, ragazzi, gennaio, Paratici, devi prendere, incapace. Poi, ragazzi, 2-3 top, incapace. Non basta nemmeno un centrocampista. Si ripete, qui, ragazzi. Ma qui non basta nemmeno due, ragazzi. Minimo due ce ne vogliono. Si ripete, qui, ragazzi, la stessa solita. Ormai vediamo le stesse cose. Solita partita aperta. Ormai con Sarri tutte le partite sono aperte. Non si chiude, ma fino al 90esimo si può perdere. Io l'ho sempre detta, sta vince, cosa, ragazzi. E poi, ragazzi, parliamo, ragazzi, della cosa più vergognosa. Questo centrocampo, ragazzi, è una roba è inutile ripetere. Poi ci direte che saremo monotoni, però, ragazzi, poi battiamo sempre. Però l'ho detto io quando è arrivato Rabiot e Rams. Vabbè, ma sono arrivati Rabiot e Rams. Servono i top. Quando ha firmato Rabiot, quando è stato Ramsey, poi è stato ufficializzato Rabiot. Io l'ho detto e lo ripeto. Questi giocatori qui non sono giocatori da Juve, punto. Ragazzi, continuo a dire un'altra cosa anche, e ci metto la faccia. Oltre a Rabiot, ne parliamo proprio di Rabiot, cioè proprio, deve essere proprio ceduto al Chievo a gennaio, non so, al Chievo in Serie B. Ramsey non è un top, mettetelo nel cervello, non me ne frega un cazzo. Poi incredibile, può al massimo giocare come ala centrocampo, poi lo fanno giocare trequartista, ecco. Il trequartista deve essere Isco, Paratici, ascolta, hai rotto i coglioni, a gennaio devi intervenire pesantemente. Qui ci sono problemi seri a centrocampo, pesantemente, ma veramente seri. Poi ci saranno i soliti tifosi che scriveranno voi che permettete, non siete Juventini. Se a voi sta bene l'ennesimo scudettino, non è neanche sicuro, perché se zoppica Sarri, perché se Conte arriva quarto non ci ha neanche Europa League, si concentra solo sul campionato e Sarri rischia di perderlo. Ma lasciamo perdere questo, non c'è frega niente. Magari lo perdessi, magari così forse vi svegliate, iniziate a criticare anche perché voi, perché sono l'unico modo, difensori, maledetti difensori. Dovete arrivare alla stagione di zero titoli e forse iniziate a criticare questi soliti mercati fatti, società del fatti cazzo, a parametri questa zero. Questa società del cazzo a gennaio si sveglia, oltre alla coglionata. Non interverranno mai a gennaio, Marco, sappiamo, è inutile. Ma io continuo a dire, ho seri dubbi che questi intervengono sul mercato. No, sì, no. Attenzione. Ragazzi, è inutile, prendiamoci in giro. Se la Juve sarà prima e avrà staccato già l'Inter lo scudetto, non faranno nessun intervento come l'anno scorso. Nessuno, basta vincere lo scudetto, la conosciamo questa società. Lo scudetto, se Sarri vince lo scudetto, sarà confermato. L'unico, altrimenti lo sappiamo, la società la conosciamo. Se vince gli scudetti, Allegri è rimasto 5 anni perché? Perché ha vinto sempre lo scudetto. Questa è la verità, la storia di questa società. Lo slogan, la frase storica del vestito, per la fine, ragazzi. Per la fine. Siamo calmi, siamo calmi, la frase storica. Anche di questo, per la frase storica, siamo calmi, che c'è una frase storica pesante, Marco, del vestito. Dobbiamo anche parlare di questo Ronaldo, che, ragazzi, è una cosa
mi dispiace dirlo, ma imbarazzante da vedere giocare, perché se non si chiamasse Ronaldo avremmo criticato pesantemente, perché questo era... Sari ha fatto una cosa giusta, l'ha sostituito, perché quando è giusto, Ronaldo deve sostituire quando gioca male. Ma io continuo a dire, io continuo a dire che Ronaldo è un giocatore. Allora, Ronaldo non è Messi che da solo prende palla al centrocampo, è un giocatore diverso. Deve essere supportato dalla squadra. Deve essere supportato dai giocatori top. Invece oggi non c'era Bernardeschi, ma c'era Brocchio. Oggi c'era Brocchio. Cioè, ragazzi, io adesso stavo veramente vedendo sprazzi della partita del City. Questo centrocampo non c'hanno pratici, c'hanno gente dinamica, intensità. Io prego sempre, io ragazzi non vorrei fare un menagramo, però pensate quando noi dovremmo affrontare un City o un Liverpool ad Anfield. Ragazzi, con la nostra velocità a 2 all'ora, questi sembra che fanno un altro sport. Dove vogliamo andare? Paraggi, dove vogliamo andare? Se non intervieni, dove cazzo vogliamo andare in centro? Mamma mia, vabbè, dai ragazzi. Poi mi incazzo, poi mi incazzo, no. No, mi incazzo di poi perché... ho visto anche cioè Higuain, Dybala, cioè, questi cioè, oggi se ci fosse stato Allegri che avrebbe fatto gli stessi cambi, nessuno se ne sarebbe accorto, no? Quando Sarri oggi va criticato pesantemente, ha fatto l'ennesima puttanata. Ammetti, gli ultimi 20 minuti, anche Allegri mette gli ultimi 20 minuti di Costa, no? Dybala, cioè, quando le cose vanno male, mette quelli in panchina e quelli mette. Ma è il discorso, ragazzi, che Sarri non può giocare col trequartista, perché Ramsey non è un trequartista. Ramsey è una mezzala, al massimo una mezzala. Deve giocare al posto di Chiedira, non deve fare il trequartista. Allora, deve esserci Ramsey al posto di Chiedira. Bisogna adattare i giocatori, ognuno deve fare al suo ruolo. Basta questi esperimenti, queste minchiate. Si facciano i mercati completi, seri, e vedi che i giocatori stanno tutti al loro ruolo, caro Paratici. E oltre a Costa titolare, quindi Costa titolare dal primo minuto, tutta la vita, da oggi, e in più a gennaio non basta nemmeno un top qui. Servono tre qui almeno. Basta nemmeno un top. Serve un top in attacco, perché se non segna... Non segna nessuno in attacco, infatti i nostri attaccanti segnano pochissimo, siamo una squadra forte, devo controllare, siamo una squadra che a meno che segna meno gol con gli attaccanti, devo controllare, ma è una roba vergognosa. Ma ci rendiamo conto che dagli ottavi in poi giocheremo con gli squadroni? Dagli ottavi in poi non ci sono squadroni. Non vi fate ingannare queste vittorie, dagli ottavi in poi ci sono squadroni. Poi a marzo cadete dal pelo, boom, che è successo, sono caduto, boom, adesso cadete dal basta. Pelo. Da Paratici, hai rotto i coglioni. A gennaio, hai rotto proprio i coglioni. Perché ripeto, non è la Champions, non è un obiettivo. Sta pesando. La Champions è obbligatorio vincerla. È l'unico obiettivo quest'anno. È l'unico obiettivo. Non quest'anno. È un lasciamo se arriva. No. La Champions è tassativa quest'anno. Tassativa. Non ci sono anni di transizione. Le cazzate e le difensori della società non voglio neanche sentirle. Scrivete di calcio, che scrivete qui sotto, scrivete i commenti del cazzo di difesa, scriveteli. Non è inutile, potete parlare quanto volete. La Champions non è che può essere vinta, deve essere vinta. Altrimenti è deve. Di nuovo. Secondo anno di Ronaldo buttato. Oh. Punto. Quindi ragazzi, adesso ci salutiamo. Poi io voglio un attimino anche. Adesso rientrerà De Ligt, perché in difesa non si può stare con questo Rugani, veramente con questa gente qui non si può stare in difesa. Andatevi a guardare dopo Cancelo, andatevi a guardare quello sventurato di Paraggi, oltre a intervenire sul Danilo, mercato, a cazzate che sta pesando. Ha preso un top terzino, ha preso Danilo poi, mamma mia, ti fa rimpiangere Quadrato, ragazzi, fa rimpiangere Quadrato Danilo, veramente. Cioè Quadrato non può stare seduto in panchina una partita di... Poi ragazzi, i centrocampisti non si prendono mai responsabilità di risolvere le partite. Betancourt non fa mai Brocancourt. Incredibile, purtroppo è così ragazzi. I nostri centrocampisti, ma oltre a essere poco dinamici, quindi non potrei mai vedere il Sarri ball. Questa Juve è un ibrido, è un mostro ibrido, ecco, cioè spiegami. È una creatura, un minotauro, c'è cioè una creatura mischiata, c'è cioè cioè una macchina assemblata con pezzi diversi, come voglio dire, come se una Ferrari che c'è il motore della Ford, poi c'è il volante della Peugeot, cioè una cosa che non ha identità, non si capisce che cazzo come è. Come ho detto è un io. Mostro informe, è una squadra allegriana data a Sarri. Ecco. Ma che cazzo hai fatto? Ma come si fa a fare? Come si fa a prendere Sarri e a non fargli mercato su misura? È arrivato, quelli il ci mercato sono. Su misura. Quelli ci sono, quelli devono allenare, quelli devono allenare. Ma da cent'anni che facciamo questo mercato, quando prende allenatori? Non hanno Sarri, fatto scegliere il mercato a lui, per quelli ci sono, quelli devi allenare. Per questo che non arriveranno mai Klopp e Guardiola, perché qui Klopp e Guardiola dicono
io vengo se mi devi prendere questo, questo, questo e questo, oh, per fare il loro calcio. Per questo il Sarri Ball, come il calcio, Casprazzi, infatti calcio, stasera non si è visto, perché come vi ho detto, ricordatevi quella frase, quanto male può fare il Sarri Ball, finirà, perché i giocatori sempre quella è la solfa, no, no, ragazzi, sempre quella è la solfa. Per dire, chiudiamo con la, quindi, chiudiamo con la frase storica del vestito, chiudiamo la frase storica, questa bellissima frase storica, ascolta, ascolta! La frase storica di oggi è: se prendi Sarri, è come, ripeto, e non gli fai il mercato, è come uno sposo che non ha un vestito fatto su misura, e va un vestito largo, un vestito stretto, a matrimonio. Non ti puoi presentare con un vestito stretto. Devi fare un vestito su misura dell'allenatore. Quindi il vestito stretto non lo puoi mettere a matrimonio. Non ci vai! Devi andare con un vestito preciso, elegante. Questa è la frase storica di oggi. Adesso iscriviti al canale! E speriamo che... Meno difese, ragazzi, l'unico canale di critica pesante alla società, l'unico, il più critico. Ciao ragazzi! C'è qualcuno che magari ci darà una mano a criticare fino alla fine. Qualcuno, perché Paratici, devi intervenire. Con questa frase storica noi chiudiamo, iscriviti al canale e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi!